braccio di ferro tra Renzi e Bersani ed è il più credibile dei tre. Qual è la bufala che ti ha dato più soddisfazione? Beh, una di quelle che abbiamo pubblicato nel periodo d'oro di Spinoza, brevissima: muore la sorella di Berlusconi, Fuochino. Adesso probabilmente cominceranno le battute sui grillini che ultimamente hanno cominciato a dare soddisfazione, anche motivi per cui scherzare. Di Maio, Di Battista, mi ricordo la taverna, Crimi. Penso che questi personaggi nel futuro ci daranno grande soddisfazione. Le scrivo dove escite su Facebook e lei accetta. Trans brasiliano mostra le palle. Il Papa invita i giovani nelle parrocchie ad avere un ruolo attivo, un po' per uno, insomma. E cosa invece vi dà più soddisfazione? Beh, Gaspari è sempre spassoso, perché sì, le prende sempre per vero. Comunque ci tiene a commentarle poi. Quindi. Gaspari, anche Giovanardi, comunque questi politici secondo me sono veramente grotteschi, avrebbero fatto gora a chiunque anche nel passato. A livello politico, quella volta che dissi che Putin sarebbe andato a riprendere i Marò, ci sono cascate le istituzioni, il sito dei carabinieri, della polizia, il sindacato della polizia, il sito della marina militare, ed è intervenuto Giulio Terzi, all'epoca ex ministro degli affari esteri, per smentire la notizia, e è stato divertente, insomma, perché è stata la prima bufala che ha colpito le istituzioni. Se giocate di ruolo, il suo ruolo è chaotic evil, cioè sono cattivo e non me ne fotte niente del perché è divertente. Why so serious? Spesso mi chiedono se ho sensi di colpa, ma no. È stato per divertimento, poi ho continuato a farlo per studiare il meccanismo della rete e poi perché mi piace scombinare un po' il sistema, mi piace vedere la debolezza del sistema. La NASA progetta un razzo in grado di coprire la distanza fra pomeriggio 5 e la dignità. Fantascienza. Matrimoni in carcere fra due detenuti, entrambi condannati per l'omicidio del coniuge. Erano le semifinali. Il trash esercita un'attrattiva veramente pazzesca sulle persone, quindi capisco anche come lo si vada a cercare, perché siamo annoiati dalla vita, ci chiudiamo lì dentro, appena una notizia ci mostra che esiste qualcuno peggiore di noi, ecco, ne siamo felici e lo andiamo a bastonare, a perculare, a fare battute, a condividere. Un tempo c'era Iannacci, esatto, che in quelli che diceva l'ha detto il telegiornale, dove era tutto vero, adesso c'è l'ha detto internet ed è tutto vero quello che arriva da internet, e non è così. Quindi mi sembra che si stia creando questo spauracchio proprio delle bufale. Ho fatto un'analisi di chi casca nel bufalo, non è tanto il livello culturale, il titolo di studio, la provenienza geografica, secondo me è solo un discorso caratteriale, non intellettuale, cioè una cosa di stomaco, uno di nervosismo, cioè quando riesci a azzeccare un nervo scoperto, non importa se è laureato, terza media, se del sud Italia o nord Italia, se tocchi quell'argomento, il nervo scoperto dell'utente, lui la condivide, la commenta e interagisce con la bufala. Bambino prodigio mischia Coca-Cola, Fanta e Sprite e scopre un nuovo tipo di diabete. Barbara Berlusconi dichiara: si possono usare tanti aggettivi per descrivere mio padre, ma non delinquente. Stava spiegando le regole di Tabù. Grazie al Fatto Quotidiano ringraziamo il direttore Marco Travaglio, nostro amico. Marco, se avessi un lavoro, un lavoretto da redattore, qualcosina, casomai dovesse andare male su internet, perché sai, non si fanno tanti soldi, io vengo lì, curriculum, anche redattore, corrigo bozze, faccio titoli, intervisto Gaspari, faccio i lavori che gli italiani non vogliono più fare, ecco, assumimi e te ne sarò grato. E ciao a tutti del Fatto.